Ciao a tutti, appena rientrata da una nuova missione spesa che come al solito mi mette un livello di angoscia non indifferente. Comunque ho visto che l'altra volta il video vi era piaciuto, quindi ne approfitto e vi... Eccoci qui, insomma, filmo un altro video su quota la spesa. Partiamo proprio da queste, le salviette igienizzanti, perché saranno la prima cosa che andrò ad utilizzare. Voi dovete sapere, non so se sono fobica io o se faccio bene, l'ho visto fare da delle persone che seguo che vivono in Cina, cioè disinfettare la spesa prima di smistarla, insomma, nelle credenze, frigorifero, cose. Da quando è iniziata tutta questa situazione io disinfetto la spesa prima di sistemarla. Partiamo con il reparto surgelati e frigo, che ovviamente sono le prime cose che devo mettere via. Ho ripreso i coni di Valsoia, perché? Perché ragazzi, perché ovviamente iniziamo. Sto vedendo adesso la scadenza. Ah, ok. Sempre quando compro i gelati e non è ancora esattamente stagione, non è esattamente estate piena, quindi c'è il ricircolo, ho sempre la fobia di prendere i gelati vecchi perché c'è una storia anche qui. Nel frattempo si scongelerà tutto. Dovete sapere che l'anno scorso io sono andata in un bar, insomma era un incontro di lavoro. Tra le varie cose che c'erano, quel giorno faceva caldissimo a Milano, quel giorno faceva veramente caldo, c'erano i ghiaccioli artigianali. Ok, io ho detto, oh, ma io mi prendo un ghiacciolino artigianale, a che cos'era l'ananas, capito? Per l'alternativa invece di prendermi un caffè, solo faceva veramente caldo. L'idea di riprendere un altro caffè, oh mio Dio, non ce la potevo fare, quindi ho preso un ghiacciolo. Evidentemente era un ghiacciolo chissà di quale anno, artigianale per di più. Raga, sono stata male, ma male, ma male che lasciamo stare. Vabbè, ok, io ho sempre una storia per ogni cosa. Che cosa doveva capitare? Ma veramente questa situazione, io più penso a questa situazione comunque e meno riesco a capacitarmene. Fatico ancora a capacitarmi del tutto, ma questo è un altro discorso. Poi ho preso due confezioni di... Ah, non mi stavo ritrovando perché vedevo uno stampato in orizzontale, uno stampato in verticale lì dall'anteprima e dicevo, ma non ho preso la stessa cosa, avevo preso due confezioni. Invece sì, pisellini primavera, solo che sulla stessa confezione, vedete, hanno la stampa sia in verticale sia in orizzontale. Ma quando fanno queste confezioni che scrivono confezione richiudibile semplicemente perché apri e richiudi questo, no? Ma pensano che aprendo da qui sopra e richiudendolo, semplicemente piegandolo, non era troppo difficile, cioè. Vabbè, apprezziamo l'impegno, dai. Poi, raga, guardate cosa ho trovato. Questa era la prima volta che li vedevo. I burger vegetali della Findus. Quanti ce ne sono dentro? Ah, due, ok, no. Sentivo così, sembrava un pezzo solo. Sono veramente molto molto curiosa di provarli. Peraltro ha una lista di ingredienti che non è neanche troppo lunga rispetto a tanti che ho visto, quindi mi incuriosiva molto e vi dico la verità, l'immagine mi ha abbastanza catturata. Io mi faccio molto comprare da queste cose, mamma mia. Fatemi sapere se li conoscete, se li avete provati, se vi piacciono. Poi, sempre di Findus, i cordon bleu, però questi classici, insomma, questi sono per Luca. E ovviamente anche per me i cordon bleu, questi di Valsoia. Ogni volta che li ritrovo li prendo perché mi piacciono veramente un sacco, cioè li trovo veramente molto molto gustosi. Sono sfiziosi e appunto se li trovo li prendo. E con questo la prima busta è andata. Qui abbiamo i sacchetti dell'immondizia. Poi ho ripreso quattro di queste che sono tra le mie barrette preferite, le Be Kind. Sono veramente molto, queste sono spaziali, sono buonissime. Sono al cioccolato fondente e burro di arachidi. Peraltro ho finito il burro d'arachidi, sto andando mezzo in astinenza da burro d'arachidi, cioè veramente non si può sta cosa. Poi, reparto verdura, raga, è stato un parto, perché c'era una coppia di anziani, praticamente questo non è cioè un market piccolino, non è un grande, insomma, non è un grande supermercato, e quindi insomma gli spazi sono abbastanza ristretti e oggi hanno fatto entrare abbastanza gente, secondo me anche troppa, però va bene. Il fatto è che il reparto della verdura è piccolino, c'era una signora con il marito, con il carrello, che quindi già lo spazio è piccolo, loro due più il carrello, e hanno impiegato veramente tantissimo, cioè si fermavano proprio davanti a ogni verdura così a guardarla per qualche minuto e a confrontarsi tra di loro su quale avrebbero dovuto prenderla, se non prenderla, se di stagione, se non di stagione. Io ero lì dietro con il carrello a dire vi prego, per rispettare ovviamente le distanze, ero lì e facevo vi prego, voglio andare a casa. Almeno tempi umani. E ovviamente persona anziana non è che ti aspetti che sia lì tipo flash, insomma. No, però, cioè, raga, veramente sono stata lì un 5 minuti ad aspettare. Alla fine ho preso queste due cose che avevo più a portata e ho detto vabbè, rinuncio, passo agli altri reparti. Quindi ho preso tre mazzetti di asparagi, tutte queste zucchine perché erano bellissime ed erano di zona, quindi ho detto ok. Le prendo un barattolo di lenticchie, ma in realtà ho fatto la mia solita scorta di legumi. E
Senti che era da un po' che non le mangiavo. Mi intrigava parecchio. Iniziamo con la spesa dei campioni. 4. Ma Ettore, ma io sto filmando un video, ma si fa così. Io dico. Scusate. Ettore, e allora? Ma sono di questi. Sto casino. Questa è l'educazione, come l'ha insegnato? O no, o sbaglio. Comunque dicevo, spesa dei campioni, 4 confezioni di Crick Croc al ketchup, quelle rustiche. Mamma mia, che buone queste. Queste, raga, trovate in cassa, non potevo non prenderle, le Highlander gusto barbecue. Non so se le avete mai provate, dovete provarle, perché sono buonissime. Che gli voglio agli Highlander. Poi raga, ho preso questo vasetto di crema di pistacchi. Questo per quando sono andata in cassa a pagare, praticamente si sono collegati direttamente in dovena. Questo barattolino 9,50 euro. Però, contiene soltanto pistacchi, zucchero di canna e olio Evo. Basta. Questo è un gioiello prezioso che in questo momento sostituirà il mio amato burro d'arachidi. Oliotella di pistacchio. Peraltro voglio vedere, perché ci sono in giro, anche le creme di frutta secca, di tutta frutta secca, non solo di arachidi, appunto senza nient'altro, 100% quella frutta secca. Un litro di candeggina che soprattutto in questo periodo purtroppo non può assolutamente mancare. Ho preso poi le olive denocciolate per le mie insalate. Io, ecco, adesso che comincia un pochino il caldo, a pranzo, raga, qui cioè non sono sudata, è l'illuminante. No, mi sono guardata e ho detto, oddio, sembro bisunta. No, è l'illuminante di becca, peraltro pazzesco. Qui in realtà sono proprio lucida, però qui no, è l'illuminante. Dunque, dicevo che soprattutto in questo periodo dove inizia a fare un pochino più di caldo, io attacco a pranzo con l'insalatone dove metto dentro di tutto e mi piacciono da impazzire. Quindi appunto le olive, non ho trovato i classici proprio carciofini, bla bla, però ho trovato questi, carciofi alla romana con gambo. Cioè, ispirano. Mamma raga, i carciofi cotti alla giudia. Non so se conoscete, non so se li avete mai assaggiati. Ma becchi il carciofo buono. Cotto bene. Sicuri sono che io ho così fame? 19,01, ci sta che ho fame, no? Ovviamente potevano riprendere anche un barattolino di nocciolata di Valsoia. Ovviamente l'ho ripreso. Ultima confezione a disposizione che mi sono accaparrata io proprio tipo alla velocità della luce, che l'altra volta non l'avevo trovato, ho rosicato troppo. Arriviamo quindi alla mia scorta di legumi. Ho preso fagioli borlotti, fagioli cannellini, ceci, di nuovo borlotti, di nuovo cannellini e di nuovo lenticchie. E questo è quanto, raga. Questa è stata la mia ulteriore costosa spesa, perché ormai sembra che un po' tutti i supermercati abbiano abbastanza alzato i prezzi. Ora vabbè, a parte qualche cosa che è più uno sfizio, tipo la crema di pistacchio, insomma, che va bene. Però mi sembra che di base abbiano alzato un pochino i prezzi, me l'avete confermato anche l'altra volta voi nei commenti, quindi è una roba abbastanza comune, mi sembra, purtroppo. Con questo è tutto, io vi ringrazio come sempre per aver seguito anche questo video, vi mando un bacio, un abbraccio, ci vediamo alla prossima, ciao!